Buongiorno, piccolo problema. Ho rotto lo svettatoio della Fishcars. Non ho la più pallida idea di come sia potuto succedere. Stavo pulendo la strada che porta da noi in azienda e con questo stavo tagliando alcuni rami di olivastro un po' altini, non molto grossi, intorno ai 25 mm di spessore, e si è troncata la lama. Veramente io non ho parole, non ho parole. Si è proprio troncata di netto. Ho recuperato i pezzi, sono venuto qua in officina, ho provato a fare una delle mie sciamenze, cioè a saldarli, a risaldare la lama. Ovviamente è una cosa provvisoria, giusto per finire quello che stavo facendo, ma ovviamente non è servita a niente, perché il primo ramo, oltretutto anche il fine, si è spaccata di nuovo ed è oltretutto il pezzo rotto è rimasto attaccato al ramo. Quindi ho dovuto mollare quello che stavo facendo. Ora, sono sicuro che voi vi starete chiedendo, ma noi, ma cosa ce ne frega se tu hai rotto lo svettatoio Fishcars? Interessa a me, perché anni fa ho fatto un video su questo svettatoio, ve ne ho parlato, e una delle cose che a me piace fare è fare comunque delle recensioni nel tempo, perché sono quelle che hanno più senso, perché danno modo di capire come si comportano determinate attrezzature nel corso della loro vita. Questo svettatoio ha anni ormai, penso che abbia 4-5 anni, e questo è il primo problema che mi dà, è proprio il primo. Quindi ne sono molto contento, perché l'ho pagato una scemenza, comunque per la qualità che ha questo svettatoio e per il lavoro che fa ha un costo veramente irrisorio. All'epoca lo pagai 120 rotti euro. Adesso questo modello, che oltretutto è anche il modello vecchio, perché adesso questo è il UP82, adesso c'è UPX82, non ho la più pallida idea di cosa cambia, non l'ho visto dal vivo, ho visto solo che ha il colore del manico leggermente diverso, ma magari ha funzionalità in più o in meno, non lo so. Comunque, io sono ancora più che felice di questo svettatoio, di come funziona e tutto il resto, nonostante si sia troncata la lama di netto. Quindi lo aggiustiamo. Ho ordinato la lama di ricambio e ora la andiamo a cambiare proprio. Mi sono fatto un giro di tutti i negozianti in zona, anche quelli che vendono prodotti Fishcars e anche quelli che il sito della Fishcars li dà come affiliati, e non ho trovato la lama di ricambio. Era un lavoro che volevo fare una settimana fa, ma mi sono dovuto fermare. Quindi, nei ricambi cosa c'è? Ovviamente la lama, il ricambio. Danno anche la molla, ma io questa non gliela cambio perché la sua funziona bene, questa me la tengo in caso si rompa l'altra. E poi una falsa maglia, o quelle per le bici, perché qua ha la catena e la falsa maglia serve per attaccare la lama a questa catenella. Qua dentro ha attaccata qui, praticamente c'è una fettuccia. Avete presente le vecchie tapparelle con quella fettuccia in plastica tessuta che serviva per alzare e abbassare la tapparella? Stesso sistema, però questa è molto più fine ovviamente. Bene, sostituiamo la lama e poi proviamolo un po' qua. Ora vediamo anche se è un'operazione veloce questa di sostituzione della lama. Per prima cosa andiamo a sganciare la molla, e questa per fortuna si sgancia in fretta. Qua è messa male, però ok, vabbè, la tolgo anche da qui adesso. Poi dobbiamo, seconda cosa, cercare di togliere la falsa maglia da qui. Ok, queste sono in castro come anche quella della bici, la si infila e poi si tira la catena. Ok, sganciato questo, andiamo a svitare la lama. Una chiave più adatta non l'ho trovata, perché sto cercando di fare tutto in fretta. Togliamo il dado da 10, togliamo la lama.
Questo è quello che ne rimane. Ora la manuova. Dadino. Non troppo stretto, se no non riusciamo a lavorarci. Ora riagganciamo la catena che poi va alla fettuccia. E si è un po' piegata ed è per quello che non riesco a infilarcela bene. Ma con una pinza facciamo cambiare subito idea. Ok. Ok, ci manca solo la molla. Una qui e una qui. Sì. È la sua. Sì. Sì, sì. Posso stringere ancora un po' il dadino perché vedo che ha un po' di gioco e gioco non ne deve avere niente. Sembra un po' deboluccia la molla. Perché? Mi sa che gliela cambio, questa mi sembra più rigida, quella nuova. Proviamo. È un po' lento a rientrare adesso. Guarda che più rigida questa. Eh sì, dai. Quindi, come non detto, gli ho cambiato anche la molla. Questa probabilmente un po' si è allentata, ha perso un pochino, ma questa torna decisamente meglio. Ora gli do una pulita, anche se non è che ne ha bisogno sinceramente. Vabbè, dai, prima di fare altre cose andiamo a provarla. Allora, questo è il lentischio, niente di che. Vediamo con quelli un po' più grossi come si comporta. Questo è 25 e alla base sarà anche 30. Taglio sempre bello, pulito e lavora abbastanza bene. Dai. Bene ragazzi, il video finisce qua. A cosa è servito questo video? Niente, solo a dirvi che le cose buone si possono rompere e che nonostante sono passati anni e l'ho trattato anche un po' maluccio questo svettatoio, è sempre un ottimo acquisto. Sono veramente contento di come va, come funziona e quanto dura soprattutto. Comunque, dopo 4-5 anni va ancora alla grande, a parte adesso la lama rotta, ma magari posso aver fatto io qualche scemenza tagliando, magari ho piegato la lama e è andata a lesionarsi e non lo so. Però averci speso solo altri 20 euro per tenerlo funzionante, magari mi fa altri 4-5 anni, non è gran cosa. Per quanto riguarda gli svettatoi, comunque la Fishcars insieme anche alla Stoker sono una garanzia, sono i due marchi, a parer mio, in assoluto, sono i migliori, c'è poco da dire. Per quanto riguarda la cura del verde, queste due aziende fanno la differenza, veramente, perché se andate a vedere gli stessi prodotti di altri marchi, lasciano un po' a desiderare. Per quanto riguarda gli svettatoi, io preferisco un pelino di più questi della Fishcars, ma solo perché hanno questa. La pallina alla fine del manico che ci permette, anche con un'asta piccola come questa che è 1,50 m, ci permette di arrivare in alto, perché io con una mano lo tengo alla fine e qua vado ad azionare la lama. La Stoker, se non ricordo male, non ce l'ha, ma per altre cose preferisco di gran lunga la Stoker. Ronco le asce e cose del genere e a me piacciono più quelle della Stoker. Questo non è un video sponsorizzato, penso che si sia capito, era solo un video aggiornamento. Quindi ci vediamo alla prossima, ciao.